Mentre continua a piovere un po' su tutta l'Italia e la provincia di Ferrara non fa eccezione, venerdì 7 febbraio, con una conferenza stampa in Castello Estense, l'assessore provinciale all'agricoltura Stefano Calderoni ha annunciato che il Ministero delle Politiche Agricole ha riconosciuto come evento calamitoso l'eccesso di pioggia che ha duramente penalizzato le produzioni ferraresi a inizio 2013. La nostra provincia è stata l'unica in tutta Italia ad ottenere questo riconoscimento, ha sottolineato Calderoni. Certo, magra consolazione se si pensa a cosa questo evento ha causato, ma almeno chi ha avuto oltre il 30% dei danni sulle produzioni potrà godere di alcuni benefici, come accedere a contributi a fondo perduto, sgravi INPS sia per il conduttore dell'azienda sia per i dipendenti e agevolazioni nell'erogazione del credito bancario. Franco Benetti, del settore ambiente e agricoltura della provincia di Ferrara, ha spiegato cosa dovranno fare gli agricoltori per accedere a questi benefici. Una volta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che stabilisce il carattere di eccezionalità dell'eccesso di pioggia di inizio 2013, i produttori avranno 45 giorni di tempo per presentare domanda per i benefici attraverso le loro organizzazioni professionali agricole. Per calcolare il danno si dovrà prendere la PLV ordinaria, produzione lorda vendibile, degli ultimi 3 anni e rapportarla a quella del 2013. Se il danno appunto è superiore al 30%, si può fare domanda. L'ammontare stimato dei danni è di circa 260 milioni di euro. Alla conferenza stampa era presente anche Gianluigi Zucchi, presidente del Consorzio Fitosanitario Provinciale, che ha spiegato perché la provincia di Ferrara ha potuto fare domanda per ottenere lo stato di eccezionalità dell'evento calamitoso. Lo Stato ormai da alcuni anni punta a far assicurare gli agricoltori per non doverli risarcire ex post. Però nel Piano Assicurativo Nazionale 2013 aveva previsto una clausola in cui stabiliva che se il produttore non riusciva ad assicurarsi e riusciva a dimostrarlo, poteva fare domanda per ottenere alcuni benefici. La provincia di Ferrara ha dimostrato che nonostante la volontà degli agricoltori di volersi assicurare contro l'eccesso di pioggia, sono state le compagnie assicurative a tirarsi indietro e a non coprire l'evento. Perciò il Ministero ha riconosciuto l'eccezionalità dell'eccesso di pioggia. Ad oggi, ha aggiunto Zucchi, siamo ancora in una fase di passaggio dalle assicurazioni monorischio, che non si possono più fare, alle pluririschio, quelle disponibili al momento, alle multirischio, quelle su cui si punta per il futuro. Con le pluririschio ci si può assicurare contro 3 avversità e avere un contributo dallo Stato fino al 65% della spesa ammessa, oppure contro 4 avversità e avere un contributo fino al 70%, ma alluvioni, siccità, gelo e brina sono calamità che possono essere assicurate solo con le multirischio, che dovrebbero essere pronte a giorni, anche se i danni anterischio, cioè che si verificano prima della stipula della polizza, non sono assicurabili e attualmente in provincia di Ferrara si sta delineando una situazione simile a quella del 2013. Tra fine anno e i primi mesi del 2014 sono caduti circa 400 mm di pioggia, ha ricordato Calderoni, il 50% delle precipitazioni medie di un anno. I cereali già seminati sono sott'acqua, non si riesce a raccogliere le orticole come radicchio e carota, non si riesce a potare e se continua così anche le semine tardo-invernali e primaverili sono a rischio. Bisogna aggiornare il prima possibile gli strumenti assicurativi e andare verso forme di assicurazione del reddito, ha concluso l'assessore, anche perché nel Piano Assicurativo Nazionale 2014, come ha voluto ricordare Benetti, non è più prevista nessuna clausola che stabilisca che chi non riesce ad assicurarsi potrà poi eventualmente godere di alcuni sgravi e viene invece stabilita come ultima data per assicurare la frutta il 31 marzo 2014. Insomma, il tempo stringe.